Mister, non possiamo certamente dire che Modica ha rubato qualcosa qui a Reggio Calabria, forse ci ha creduto fino alla fine. Sì, dice bene, ci ha creduto fino all'ultimo secondo, come è giusto che sia. D'altra parte non si può venire a giocare a Reggio e pensare di fare una partita semplice, è sempre una partita dura, agonistica, dai toni alti. È stata una bella partita, devo dire, dove l'Interreggio poteva probabilmente anche chiuderla la partita, però noi siamo stati bravi a tenere fino alla fine e a crederci fino all'ultimo secondo. Avete subito troppo, soprattutto nel primo tempo, come mai? Sì, abbiamo subito troppo perché ancora stavamo troppo bassi con i due centrocampisti che accorciavano un poco.